Benvenuti, benvenuti nuovamente sul canale MTE. Oggi zio Ted ha deciso di giocare ai videogiochi come i giovani di oggi. E quindi ho scelto un gioco che secondo me è il top del top per i giovani, che è Minecraft. Lo vedete qui. Penso che sia un gioco molto semplice da giocare e un gioco per bambini cresciuti come me. Ricordatevi comunque di seguirmi sui miei social. Eventualmente farò anche delle dirette Twitch, ma basta, bando ai ciancioni e iniziamo a giocare, perché è per questo che siete venuti a vedere zio Ted che gioca. Quindi sigla! Eccoci, eccoci, siamo già nel gioco. Io adesso lo lancio, l'ho appena creato. Io ho cercato di informarmi su come funziona questo gioco, ma andiamo con calma. Intanto proverò a spiegarvi lentamente, intanto il mondo si sta caricando. Questo qui, ecco il sole che è sorto. Io ho un po' guardato in giro qua, questa sembra una palude, comunque vabbè, questa è una pecora direi, sentivo anche i versi della pecora, quindi questo mondo è a cubetti, questa è la skin classica. E adesso sto distruggendo una bella quercia che può tornare utile, perché ovviamente io a cazzottoni posso tirare giù tranquillamente un albero, cosa che succede anche nella vita reale. Bambini, mi raccomando, non provate a tirare pugni agli alberi, perché questo è solo un videogioco. Ascoltatelo, zio Ted che vi vuole tanto bene e non vuole che vi facciate del male quando andate fuori cercando di emulare Minecraft nella vita reale, come ovviamente tutti i bambini fanno, perché ovviamente non si capisce che questo è un videogioco, ma in realtà alcuni pensano che sia la vita reale, quindi chiaramente lo volete emulare. Non fatelo, bambini, ascoltate zio Ted che è qui per giocare al vostro posto. Ecco, lui, io gioco per voi e vi spiego le belle cose. Ecco, sono già andato nell'assurdità più totale. Questo che cos'è? Ricettario. Lo apriamo. Questo qui sono io, salve, sono io. Queste qui sono le cose che posso fare. Allora, posso fare l'arenaria, non mi interessa, le assi di quercia però sì. Quindi facciamo un po' di assi di quercia, ne facciamo delle altre. Adesso le mettiamo lì perché adesso non mi serve, la terra magari la finiamo qua, la sabbia non mi serve. Prendiamo anche un po' di sabbia perché una delle prime cose da fare in questo gioco è prendere le risorse perché possono sempre servire. Io intanto ho sentito delle belle pecore e le pecore vanno allevate, ma in questo caso devo sopravvivere e non faccio in tempo ad allevarle, quindi le lascio allo stato libero come è giusto che sia in natura. Però faccio quella cosa che mi servirà poi per sopravvivere. Ho appena creato un banco da lavoro e adesso, come avete visto, da ricettario ho creato il bastone. Lo metto in questa posizione insieme alle assi, ma non ne ho abbastanza di assi, quindi sono proprio un noob. E facciamo delle altre assi. Ne piazzo tre qua, una la rimetto lì e prendiamo i bastoncini. Abbiamo fatto un piccolo di legno, questo ci potrà sicuramente servire. Adesso con altre due assi ci facciamo una spada che ci servirà per fare una cosa abbastanza crudele, ma essendo un videogioco bisogna pur sopravvivere dentro questo videogioco, evitando la notte, perché ho visto, perché non salgo, oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ecco, io devo, ho fatto due carezze a questa bellissima pecora, perché stava lì proprio per me. Dove sono andate le altre? Dove sei andata? Ecco, questo che cos'è? Questo, vabbè, ho fretta, devo, un'ape. Ho sentito la pecora, ciao pecora, ti voglio bene, però, ecco, però mi servi perché mi ha dato la lana bianca e la carne ovina cruda. Io adesso ho visto qualche video su YouTube per capire come fare a giocare. Bisogna prendere un po' di... Perché sto... Cos'è questa roba che sto prendendo? Cos'è? Zucchero? Tappeto bianco? Cos'è questa roba? Canna da zucchero? Beh, vabbè. Canna da zucchero non credo che mi servirà.
però di sicuro la carne ovina cruda sì. Magari è meglio se poi l'andremo a cuocere, ma va bene. Questo qui, che cos'è? Questa cosa strana. La butto giù? No, dai, lasciamo... Cos'è che svolazza lì? Non lo so, non mi fido. Vabbè. Comunque, prendiamo un piccone e andiamo a cercare del... Ecco, esattamente una cosa così. Qua un buco c'è. Questa qui è, quello che ho capito, una pietra che ti serve... Esatto, eccoci qua. Una bella pietra, io inizio a scavare perché di pietra ne servirà probabilmente per farsi la casa, per farsi una protezione contro i cattivoni che vengono fuori la notte. Perché ci sono i mostri, ragazzi, bisogna difendersi dai mostri. Io adesso sto cercando di fare un po' più su di risorse e cerchiamo un posto dove far la casa. Sinceramente... Ciao. Ciao. Ape. Ciao. Sei un'ape? Una vespa. Non è che poi mi pungi? Vabbè. Comunque, andiamo avanti. Come dicevo, qua non mi esaltano tantissimo questo spettacolo paludoso. No? Non mi piace. E quindi andiamo a cercare qualche cos'altro. Vediamo un po' qua attorno. Qua c'è una cosa con i funghi che... Oh, bello quello... Cerchiamo di andare su quella punta là, che sembra effettivamente interessante. Allora, io non entro nella palude perché mi fa schifo mettere i piedi a mollo, quindi andiamo un po'. Guarda, io adesso del mio passo andante. Ah, il sole è già abbastanza alto, quindi stiamo già passando la mezza giornata. Bisogna controllare, perché quando viene buio in maniera inaspettata, poi alla fine ti fregano. E quasi quasi direi di prendere dell'altra legna, perché comunque può tornare ancora utile la legna. Eccoci qua. Ovviamente quello che mi piace di questo gioco è che tu puoi tirare dei cazzotti agli alberi e loro vengono giù, come ho già detto. È una cosa emozionante che nella vita reale non puoi fare. Comunque non voglio ripetermi e adesso entriamo nella parte noiosa di questo gioco, che è quella di tirare fuori le risorse. Ecco, eccoci qua. Della terra ce ne servirà ancora, ne abbiamo 16, ma no, ci saranno. Cosa è successo? Io ho sempre paura di questi suoni strani, cose che succedono, ma vabbè. Comunque, andiamo avanti. Io, come vi ho già detto, se vi piace questo tipo di live, ci sono anche i fiorellini belli questi. Se vi piacciono questo tipo di video qua, fatti da me, può darsi anche che mi faccia delle... Ho perso l'orientamento, dov'è il puntone? Mi sa... Ecco, là. Dicevo appunto cosa ho sentito? Va bene, lasciamo stare. Vabbè, dicevo, potrei fare anche delle live su Twitch dove posso giocare delle ore, voi potete anche dirmi cosa sto sbagliando, cosa sto facendo di giusto, potrete anche guidarmi, quindi questo non mi piace, come un buco dove è meglio non cadere perché non so se poi ne vengo fuori. Ecco, un po' di pietrisco lo prendiamo ancora, eccoci qua, e abbiamo trovato qua della... la lava? Sembra lava, cosa calda, non mi piace. Allora, andiamo avanti col mio ma via Dio! Cos'è quella cosa? No, 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 no. Via, 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 via. Allora, io volevo solo prendere della... Oddio, 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 no, mi serve il carbone, dai, fammi prendere il carbone. Oh mamma, aiuto! Perché ce l'hai? Cos'è che ti ho fatto di male? Cos'è che ti ho fatto di male? Dimmelo! Non ce la faccio, non ce la faccio di sicuro! Morto! La prima fase! Rinasciamo! Eccoci qua! Ecco, fatta, finita! Sono morto la prima gara! No, non è possibile! Sono proprio un noob! Zio Ted non ce la può fare! Cioè, io sono vecchio per fare sti giochi, ma perché mi convincono a fare questi giochi? Qua è colpa tutta dei... dei nipotini, questi qua, è tutta colpa dei nipotini che mi dicono prova sti giochi, falli vedere, facci vedere che sei bravo a fare questi giochini, ma io non sono bravo a fare ste cose, cioè
Adesso io vedo, mi sembra che fosse in questa direzione, giù di qua. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a riprendere la roba perché ormai è quasi sera. Se poi mi beccano qui. Ecco. Ah, ok, perfetto. Siamo quasi arrivati nella zona dove c'era quel mostrone che mi ha ucciso. Grazie, mostrone. Oh, c'è tutta la mia roba qua. Eccoci qui, sono morto subito. Non c'è più il mostrone, benissimo. E quindi prendiamo quello per cui io ero venuto qua, e cioè il carbone. Dunque, dicevo, ragazzi, cioè, io non posso giocare a sti giochi, cioè, sono vecchio, ho un'età, poi mi piglio paura, la notte c'ho gli incubi, non va mica bene qui. Adesso, vabbè, questo è carbone, ci può servire. Adesso volevo un bel picco per vedere dall'alto la zona dove insediarmi eventualmente, fare una... Mamma mia, sono morto la prima base, mamma. Si vede proprio che sono scarso, eh? Mamma mia, quanto sono scarso. Ah, adesso vabbè, prendiamo questo carbone sperando che non ci siano più. Cos'è successo? Ah, oh, ritardo, un laggone, mi è venuto un laggone, vabbè. Allora, prendiamo un po' di carbone, adesso non fermiamoci troppo a prendere del carbone, che è utile da quello che ho visto, però non ci vedo più una toppa. Sapete che cos'è una tozza in bolognese? Allora andatelo a cercare, una tozza in bolognese. Nel caso potete guardarvi anche un video bellissimo e divertentissimo che non è un paese per bolognesi. Lo trovate su YouTube, così vi fate una cultura di come siamo noi bolognesi, diciamo così, o ferraresi, perché siamo un po' un ibrido, almeno nella zona dove vivo io. Comunque avrete sentito di sicuro la esce e quindi dovreste capire che sono in quel di Bologna. Ecco. Comunque qui ce n'è ancora del carbone. Non vedo più un tubo. Qua mi sembra che ci sia del carbone. Io vado. Se no prenderò del pietrisco. Che cosa devo dire? Vabbè, adesso va. Sta già venendo notte. Mamma mia, sta già venendo notte. Allora. No, sono incastrato qua. Qui ci posso passare. Sì, attenzione, attenzione. Qua che c'è la lava. Passiamo di qua. Eccolo lì. Dov'è? Qui? La punta mi sembra là. Allora, proviamo a scendere. Io voglio un punto dove non mi fanno del male. Che è positivo. Non avevo una spada. Sì, prendiamo la spada, che almeno un minimo di tempo per sopravvivere forse me lo darà in più. Che cavolo. Fammi salire. Fammi salire qua, che devo andarmi a trovare un posto dove andare a dormire. Allora, qui dove sono? Ciao, gallina! Ciao! 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 Cos'è? Cos'è questa cosa? Soprattutto, cosa sono quelle cose là vicino? Perché? Ciao! Ciao. Perché mi stai venendo incontro? Mi vuoi salutare? Non credo che tu mi voglia salutare. No, 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 no. No, vai via. Vai via. Via, via. Vattene. Vattene. Oh. Allora, andiamo in alto. Andiamo in alto dove... No! Mio Dio, cos'è? No, 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 un altro no, non ne voglio più, basta. Basta, fuggiamo, fuggiamo da qua. Via, 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 via. Va, bello, cavernone qua. Vabbè, c'è anche la neve. Ma che bello. Oh, quella struttura là, non capisco cosa sia, vabbè, vedremo poi dopo. Andiamo fin quassù. Bello, però alla fine la zona non è male. Ho visto, mi sono spawnato in un mondo anche carino, mi sembra. Sì, carino. Poi c'è questa struttura qua che mi intriga un po', eh? Mi intriga questa struttura qua. Adesso andiamo a vederla meglio. Cosa stai facendo tu? No, eh? No, per piacere, non venire a casa mia, no. Ok.
vabbè. Io direi che a questo punto mi faccio un posto dove magari riposarmi per questa notte, quindi, ma sì, sfruttiamo questo bel posto, facciamo un bel ripiano qui, dai. Facciamo un bel ripiano, un piano sul vuoto, perché ovviamente non l'avevo ancora fatto vedere, ma ho capito che si può fare questa cosa dei ripiani. Eccoci qua. Ah, ok. Quindi, così, proviamo a farlo così, sembra carino. Cosa dite voi? Vi piace questo ripiano qua? Lo chiudiamo? Ci facciamo una specie di casetta? Sì, dai, diciamo che facciamo così. Una casetta che non mi piace. Non mi piace il verde lì, non mi piace. Direi che adesso ci facciamo una casetta. Da qua i mostri non dovrebbero più riuscire ad entrare. Tanto che però qua ci riuscivano. Ok, quindi a questo punto andiamo nella nostra casupola. La chiudiamo. Così, una bella casupola a sbalzo. E poi bisogna farsi il letto. Allora, il letto come si fa? Da quello che ho visto nei video, intanto devo mettere giù il banco da lavoro. Quindi prendiamo il banco da lavoro e lo piazziamo, lo mettiamo in un posto comodo, scomodo, anche scomodo, tipo qua. Ecco. E poi ci facciamo il letto. Allora, il letto, come si faceva il letto? Mi sembra che tu debba mettere così le assi, cos'è? Lastra di quercia non mi interessa. E poi eventualmente c'è appunto questa cosa qua della lana bianca, letto bianco, un classico letto da ospedale che piazzo qua. C'è anche la luna lì che. Ma io vado a dormire. Ecco, mi metto a dormire. Sogni d'oro a tutti. Vediamo un po', ci siamo già risvegliati, è mattina, vediamo com'è la vista la mattina dalla mia casupola venuta male. Però dai, è bella la mattina, è bella, sembra la mattina a l'oro in bocca. E su questo direi che ci possiamo tranquillamente salutare perché siamo già arrivati alla fine, almeno di questo primo video di io che provo a giocare a Minecraft. Io vi ringrazio per essere rimasti fino a qui. Ditemi nei commenti, iscrivetevi al canale, accendete anche la campanellina perché cercherò di fare più video in questi periodi. Però mi raccomando, la prima cosa da fare è scrivermi nei commenti se vi è piaciuto io che gioco a Minecraft, se volete magari delle live su Twitch o degli altri video che proseguono questa storia. E fino a questo momento direi che me la sono cavata, sebbene abbia dimostrato immediatamente di non essere bravo a giocare a Minecraft, perché è praticamente la prima volta che gioco, ho fatto qualche prova e basta, ma a questo punto direi che ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!